stipendio, senza niente. Esodato dalle poste. Sono esodato, non salvaguardato, insomma, sai che sono state fatte 6 salvaguardie, però molti di noi sono rimasti fuori, insomma, anch'io, insomma, ho lasciato il lavoro prima del 2009. Sarei dovuto andare in pensione il prossimo anno. Con la riforma Fornero in pratica mi hanno spostato l'età di 6 anni, quindi dovrò aspettare ulteriore, se non approveranno un'ulteriore salvaguardia. E quindi stiamo sollecitando questa ulteriore salvaguardia che possibilmente salvi tutti. Il problema è esclusivamente burocratico, perché chi è che ha lavorato per oltre 36, 37, 38 anni non si può con una legge fatta in 2 settimane cancellare una vita di lavoro facendo perdere la credibilità familiare, perché si rischia anche questo. Quando vai a sederti nel tavolino non riesci oggi più a guardare i tuoi figli. Io sono nelle condizioni che sono queste. Da 60, 67 senza reddito e mi arrangio. Non hanno 750 euro da dare a una come me, però ne hanno 20-30 da dare a qualcuno al mese, perché c'ha le super pensioni e quelle sono intoccabili. Anticostituzionale levarle. Invece lasciare le persone come me senza reddito, senza dargli un lavoro in cambio della pensione, questo è costituzionale. Però io mi domando, è costituzionale lasciare le persone senza reddito e senza possibilità di averne? Io non credo che sia costituzionale. Io fortunatamente ci sono rientrata, sono qui per solidarizzare, sono rientrata con la sesta, quindi bisogna lottare per la settima, perché ci sono persone senza stipendio, senza pensione e non sanno come arrivare a fine mese. Cioè c'è gente che si è ammalata, quindi bisogna lottare. E io dal mese di agosto sarò un pensionato. Sono entrato in quello che viene definito la sesta salvaguardia con provvedimento, quindi approvata definitivamente ad ottobre dell'anno scorso. Oggi sono un pensionato, sto qua perché ho un debito morale nei confronti di tutti quelli che mi hanno aiutato attraverso la loro azione ad ottenere la salvaguardia, e quindi l'impegno morale da parte mia è quello di essere qui presente fin quando non sarà risolta la situazione per tutti quanti. Oggi vogliamo farci sentire perché diano un'accelerata a questa benedetta settima salvaguardia, che dovrebbe salvaguardare ancora tutti quegli esodati che sono rimasti fuori. I sindacati non hanno contestato questa cosa più di tanto, se non con un piccolo accenno appena approvata questa legge, però l'errore è stato, secondo me, nel voler spingere una riforma in 15 giorni senza avere in mano numeri, possibili conseguenze, quello che poteva avvenire con uno sconvolgimento tale, senza neanche avere una gradualità nell'inserimento di questa riforma.